Andrei a prendere delle foglioline di menta anche per decorare, perché Vuoi che te no? la vado a prendere io? Nonis, grazie, puoi lasciare Vai. il controllo dei tuoi petti di Sono piccione? quasi pronti, Ma tu ma lo sai dove è la menta? la menta, la Adesso vi menta, vaga la per tutto il menta, la giardino, Nonis, menta, alla la ricerca menta, della la menta. menta, la menta, Destra, destra, non sinistra, destra, ancora la menta. vai, vai, vai. È questa? Sì. Sai che sembrava quasi un'ortica? Un'ortica. Un'ortica. Guarda. Ah, senti. Che buona. Ricontrollo. Sai cosa c'è di buono, Dimmi. Francesca? Con queste pinzette Fatto. riesci a cucinare Anche un in petto di tutte le verticale. parti, sì? Adesso ti raggiungo. Prima Vieni che ti ricapitolo quali sono aspetto. gli ingredienti per preparare la terrina di caprine, zucchine piccanti. Allora, vi servono una zucchina da 250 grammi, 100 grammi di caprino fresco, del peperoncino piccante, 3 steli di erba cipollina e un po' di sale. Nonni, possono venire da te Certo, adesso. guarda, adesso io le appoggio così, così. Cerchiamo di farle stare in Perché equilibrio. devi stare in fare stare in piedi? Anche Stavo provando per farle cucinare nella nel lato, parte. brava, così. Ah, ecco. Quanto ci Scusa. vuole più o meno? Ma ci 8-10 siamo minuti? quasi, ci siamo quasi. È una carne che si Vediamo. mangia molto al sangue o deve Ma essere in ben questo cotta caso, il piccione? sai, facendola come carpaccio, lo serve, quindi quasi come un carpaccio, comunque servita in maniera come antipasto, è bene se magari non è stracotta. Però questo tipo di carne a me piace cotta, perché in effetti se no esce il suo sapore un po' selvatico. Sì. Ricordiamoci Sì. che il piccione fa parte di quegli animali, cosiddette anche, alcuni le definiscono carni nere, le carni selvatiche, quindi molto scure. A me è un termine che non piace molto, però in antichità si diceva carniera. Per me resta fa parte della famiglia delle carni Ma qualsiasi rosse. piccione si può mangiare? Con i viaggiatori no, poverini, lasciamoli ancora. Ma no, tipo il piccione in Piazza San Marco? No. Questi sono piccioni Allevati. controllati, allevati, perché poi sai la storia del piccione com'è, che Sì, magari quelli selvaggi sono anche, esatto. magari hanno così, dei parassiti che magari. Guarda, io sarei quasi Vai. quasi dell'idea di impiattarli, guardali. Piccione Uno, viaggiatore. Ma perché tu due. conosci dei piccioni Io viaggiatori? conosco una persona che li Proprietaria di teneva, piccioni. Allevo. li allevava, Ah, sì. piccioni viaggiatori. E dove Come ti. ad esempio ho conosciuto il Aspetta, ti faccio personaggio del spazio. Falcone. Ah, vabbè, Il quello già, il Falcone. falconiere è già Sì. più, come dire. In effetti mi ha un po' sorpreso questo del piccione, però sai, un tempo si comunicava solo con quello. Certo. Adesso Allora. abbiamo cellulari, telegrafi. Una volta sapevi il piccione viaggiatore. Prima di darti il tempo di impiattare, ricapitolerei gli ingredienti della tua ricetta, che stavolta sono veramente tanti. Allora, per fare i petti di piccione vi servono 4 petti di piccione, 2 grammi di cannella in polvere, 2 grammi di zenzero in polvere, 1 grammo di zafferano in polvere, 200 grammi di misto di erbe stagionali aromatiche insalate e radicchi, 50 grammi di nocciole spellate, 50 grammi di miele, dell'aceto di vino bianco, l'olio vergine di nocciola dalla prima spremitura, fior di sale e pepe bianco. Niente. Una lista della Cioè, spesa è questa è infinita. solo una parte, adesso vedrai quando arriveremo con la seconda parte. Senti, va lasciata riposare anche La questa di lasciamo riposare, carne? quando rientriamo io scaloppo, Perfetto. preparo, misticanza, E pim via, pum pim pam, pum pam e mangiamo. mangiamo. Che fai? Ti nascondi dietro i piatti? Petto Prepariamo il nostro di piccione. piatto in piccione. Allora, piatto. Piatto ricco micificco. Ecco, misticanza, che poi Vai. non si chiama misticanza, ma sai che? Misticanza. Perché è un misto. Sì, un insieme. Anzi, l'ideale sarebbe metterci anche delle erbette aromatiche dentro, oltre a dei radicchi e delle insalate. Tipo? Tipo l'aneto, piuttosto che il finocchietto selvatico, qualche Ma foglio di basilico. sei tentata dal Cioè, non volerlo è che devi fare? fare riempiti. No, Ma tu che. mi rifiuto. Ah, Basta. Ce va bene. la faccio andare a prendere un'altra volta qualcosa tipo il timo, Che non piuttosto mi che la cade giù anche dal menta. burrone, Esatto. eh? Andiamo, guarda. Spostiamo e facciamo vedere come si va a Allora, scampare il petto, guarda.
Ah, vedi? È abbastanza cotto dentro. Sì, guarda. Ah, diciamo che praticamente, sì, a me piace così. A me piace, si può anche tagliare così volendo, ecco. Guarda. Stando attenti, quindi poi si va giù, vedi? Si fa la fettina più lunga. Ho capito. Quindi si sta attenti, questo bisogna farlo con esperienza, perché beh, se ti sfugge il coltello. Attenti, esatto, bisogna stare attenti, Direi che più si fa semplice così. L'altra scala, la scaloppatura. Guarda. Lasciamo poi la parte della pelle. Voilà. Ecco qua. Se torniamo al nostro classico, anche perché è proprio un antipasto, quindi... Sì, gustoso. L'antipasto piace a volte anche per stare, come si dice, a chiacchiera. Mm-hmm. Si sta in compagnia, si sta un timino a chiacchierare, intanto passa il tempo e poi si arriva al primo o al secondo. Io non riesco più a mangiare antipasto, primo, secondo. No, io sono d'accordo con te. Io se mangio l'antipasto, generalmente mangio anche un secondo e basta. Sì. Perché poi se no... Non riesco, grazie. Prego, la sua assistente. Sei stata bravissima. Allora, adesso noi andremo a... Come lo componi così? Posizionare così in maniera un po'... Random. Esatto, random. No, random, random. Pensavo Brandon. Random. Se facessi riferimento a Marlon Brandon. Brandon, a Marlon Brandon. Abbiamo ribattezzato. Non si può dire che non ci siamo divertiti, a cucinare. Che non ci divertiamo? Esatto. Allora. Dica. Allora, posizionato così a vanvera sulla misticanza e condito con... Guarda cosa con... c'è qua. Allora. Aceto di vino bianco. Olio vergine di nocciola della prima spremitura. Fior di sale e pepe. E il miele? Bianco. E alla fine miele. Un'emulsione? Ti dico il meglio di me, tu, Vai, guarda. Sembra il mio lavoro. Ah, ecco, andiamo a condire sia il piccione che la misticanza. Esatto, peschiamo sempre da sotto. Sì, dal miele. Il piccione è una carne che si adatta bene all'agrodolce, comunque a una nota dolce? Assolutamente sì, Francesca, perché abbiamo questa ricca ferrosità, soprattutto nel petto, caratteristica dei volatili. Di questi animali che possono essere come l'anitra. Hai notato che fra gli animali selvatici, comunque a piuma, quelli che volano hanno una struttura ed un colore diverso. Perché proprio per il fatto di volare fanno sì che la percentuale ferrosa sia molto molto più marcata che non ad esempio il pollo, la gallina, il tacchino. Che è stabile, che cammina, razzola. Una razza un po' differente invece dello struzzo, che però un tempo qui aveva preso piede, adesso invece non è una carne che noi italiani consumiamo con piacere. No. Allora, io prendo le tue forchette, prendi tu il tuo piatto, io prendo la mia terrina. Tutto il resto. Ah, tocco. Scusa. Le nocciole le avevo preparate. Anche perché avendo l'olio di nocciola, guarda, guarda che robettina. Quella non si mangia. Andiamo. Vai. Che vino ci si abbina di solito al piccione? Raccontami. Allora, il piccione era in grande uso centro Italia. Quindi potremmo andare verso centro Italia. Sì. Magari in Umbria? Sì. Pensavi a un Sagrantino tu, per esempio? C'è Sagrantino, Sagra, Sagrantino di Montefalco. Vai, sentiamo. Sai che poi il Sagrantino è un vino che nasce, è un vino che nasce in realtà dolce il Sagrantino. Senti. Assaggiamo, sono molto curiosa. Cerca il piccione. Cerco il piccione. Vai, sentiamo. Tu saluta, salutiamo. Bon. Buono. Buono sul serio. L'abbinamento è buono, hai sentito le nocciole che si sposano bene? Secondo me anche le verdure. Sai che cosa esce fuori? Lo zenzero.